Io sono nato l'11 di gennaio del 1921, io attualmente adesso ho 94 anni, quindi ho già compiuto questi anni. Però io provenivo, mio papà, insieme poi in seguito anche mio suocero, un mio zio che era macchinista a Trieste, hanno fatto quegli scioperi del 21. Infatti quelli lì sono stati tutti licenziati e si sono stati messi a terra. E quindi hanno dovuto, poi mio papà è andato a lavorare ad Almine, verso su, a San Pier d'Arena, c'era, e poi è ritornata. Mia madre ha messo un banchetto di fiori al mercato, eccetera. Qui devo dirti una cosa, che mia mamma è una dalmata. Non è nata a Savona italiana, ma è nata all'isola Brazza in Dalmazia. Quando è scoppiata la guerra, mio nonno era uno scalpellino, sai, quelli che fanno, lavorano la pietra, perché lì Pucisca, e si chiama così il paese, che è un bel paese, ci sono le cave di Diocleziano, cave di te. Con questa pietra hanno fatto le colonne della Casa Bianca e lui è uno di quelli che è andato a montare queste colonne. Allora lui era molto conosciuto, cercando di abbreviare. Nel momento scoppia la guerra, i gendarmi vanno a reclutare i maschi e lui era lì perché era lui molto conosciuto, eccetera. Lui aveva sposato la figlia del proprietario delle cave. Allora lui dice: cosa volete da me? Io sono italiano, volete che io vada a combattere contro... Come ha detto, io sono italiano, e è stato considerato allora gli indesiderabili, si chiamavano. Cioè erano trattati alla stessa stregua degli ebrei. Gli ebrei erano indesiderabili. Com'era, con la famiglia com'era, l'hanno imbarcato su un paragozzo, l'hanno portato a Spalato, da Spalato le donne l'hanno mandate, e ho trovato ultimamente questo campo vicino a Linz, questo campo dove c'erano gli ebrei e loro, le donne lì, e i maschi invece, con un mio zio che aveva 15 anni, l'hanno mandato a dei campi in Germania di lavoro. Allora loro ci sono state in questo campo dal 1914 al 1918, e lì, cioè, mia madre era del 2, quindi aveva, quanto aveva, 12 anni, qualcosa del genere. Infatti li trattavano proprio a pezzi da piedi, come erano insieme agli ebrei, non c'erano santi che tenevano. Infatti mio cugino, mio zio ha avuto il vaiolo. Mia madre l'hanno salvata dal colera, aveva preso il colera, tutta una storia di questo genere. E infatti poi la Croce Rossa Internazionale Svizzera è riuscita a riunire la famiglia e a portarla in Italia. E a un campo profughi che era nel Canavese, no? Ma erano talmente distrutti che hanno detto: se li teniamo qua questi muoiono. E l'hanno portati giù a Bari, Palese, dove c'era un altro campo profughi, e c'era anche il campo di aviazione. E lì, mia madre poi ha trovato mio papà, perché ritornava dalla Libia, l'ha sposato, insomma, il mio zio che faceva riparare Fornara, che sarebbe stato lo zio del corridore in bicicletta Fornara, era di Novara. Lui era un fine meccanico e ha sposato poi una sorella di mia mamma. Insomma, sono andati a Trieste, e poi è quello che durante lo sciopero, lui era un macchinista, l'ha messa a terra. Mio suocero dopo l'ha messa a terra, che era capotreno in ferrovia, e così tutti gli altri, e mio papà lo stesso, insomma, poi si è salvato andando a lavorare di qui e di là, ecco. Questa è un po' la storia veloce di quella che sono le radici un po' della mia famiglia.